Così avete esagerato. Con te io non mi allerò mai più. Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8! Ciao a tutti, ragazzuoli! Ti dico, me lo aspetto una trollata. Aspetta, oggi, aspetta, butto l'amo. Aspetta che tra poco a bocca. Ciao a tutti, ragazzuoli! Eccolo! Che a bocca! Ma uno non paga meglio, non se... Gianfra, non ti permettere. Non ti permettere. Allora, prima di cominciare, ricordatevi un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Ma attenzione, perché un po' di tempo fa ho fatto fare il setup a Blaziken e ho vinto l'episodio. Oggi il mio setup lo costruirà Joseph. E se vincerò anche col setup costruito da Joseph, ragazzi, io penso che Giuseppe e Blaziken debbano inginocchiarsi e dire: Tube, sei il king di Mario Kart. Va bene? Pensavo di peggio, no, meno male. No, va bene così, secondo me. Di peggio, per il momento ho altre tendenze. Poi se dovessero, anche io, va se bene dovessi così cambiare, vi terrò in considerazione. Dimmi, Giuseppe. Allora, bro, dimmi. Siccome, sì, diciamo, io sono sempre impuntato sul fatto che Blazi deve soffrire, no? Tendenzialmente, abitante. Il personaggio è l'abitante. O quale, esatto, però? Hai capito subito. Quale? L'abitante maschio deve essere quello maschio, quello là che c'ha quegli occhi che guarda Gianfranco e Gianfranco deve terrorizzarsi. Sì. Poi devi mettere, vediamo un attimino, me lo scelgo pure io perché devo vedere com'è una chiavica il setup. Sì. Allora, a parte gli scherzi, con l'abitante mi escono comunque buoni setup, non mi va. Okay. Lascia stare Gianfranco, il problema quest'oggi sei tu, quindi devi scegliere Baby Mario. Baby Mario, sì. Poi GLA, che sarebbe quello brandizzato Mercedes. Ok. Poi metallici come ruote. Metallici come ruote. E poi cartaplano crossing. Cartaplano cross. Allora, io ho puntato a diminuire la tua velocità e la tua accelerazione. Ci avrai maneggevolezza ottima e buono fuori pista, però velocità e accelerazione pessimi. Vediamo che riesci a fare. Mamma mia, ragazzi, che stavolta sei proprio un pezzente. Stavolta, ragazzi, sei veramente impegnato per farmi un setup di merda. Va bene, oh, ci sto. Me lo sto pigliando pure io. No. Che esci? Ma mamma mia, me lo stava dando pure a me perché lo stavo vedendo. Mannaggia la miseria, non te l'ha dato. Sarebbe stato top perché Blaziken avrebbe vinto a mani basse. Comunque, raga, dicevo, ci sta che mi abbia fatto un setup scarso perché l'obiettivo della serie è proprio quello. A differenza del come me l'ha fatto Blaziken, che fondamentalmente era anche un buon setup. Bro, ti posso dire una cosa. Dillo. Blazi però lo può ammettere ormai, dopo giorni di distanza da quel video, che vi siete concordati per il setup. Non lo può dire. Non penso. No, Gianfra, ammettilo. No, fai proprio il pentito. Lo ammetto. Ma non che è vero. Ma non è vero. Vedi le ammissioni. Qua Gianfra sei un pentito. Eppure Mirko. Ma bro, che partenza ha fatto Mirko? Ma ti ho detto, lo ammetto, non è vero. No, che devi ammettere? No, non ci fu niente, quando mai? Guarda come lo butto via, Mirko, guarda! Comunque ma sta. Ma allora, secondo me, Giuseppe, in realtà il fatto che tu gli abbia messo la Mercedes lì, quella roba, è una brutta cosa, eh. Ma ragazzi, sembra, guardate, in realtà adesso è tutto incentrato sul fatto che se io abbia le mani più di voi o meno di voi. Questo adesso è il discorso. Allora, Gianfra, tendenzialmente... Giuseppe. Ma che vuoi... Il setup... Allora, ma perché non ci alle... Ma perché Giuseppe non ci alleiamo e lo facciamo arrivare tipo ultimo? Gianfra, ma perché stai zitto? Oh! Ma come? Ma come? No, cioè, Gianfra, fatelo dire. Io ti sto proponendo un'alleanza per far arrivare Mirko tipo in culo al mondo. Ah, io ho capito... Tu... No, io ho capito l'opposto. Contro di me, oh, pensavo. Oddio mio. Scusa. Sì, no, sì, ci sto bene. Allora, Gianfra, ma quando vuoi. Avevo capito male, posso capire male. E voi? Vai, distruggilo. Guarda che palle. Ma ha preso il guscio buono, verde. Mamma mia. La rossiccia. Vai, rossiccia. Di che parli? Niente, la rossiccia. Ah, rossicceria. No, e quando mai arrivo guscio blu? Guarda lì. No, Giuseppe. Oh, tutti e due. Oh, Gianfra. No, non è vero. Non è vero. T'ha pigliato? No, non mi ha preso, incredibilmente no. Ma perché non ti ha preso, Gianfra? Io ho visto che l'ho preso, però. Non ho idea, no, vi giuro, ragazzi, ho continuato ad andare. Maron, sti imbroglione, Gianfra, non ci gioco più con te, sei imbrogli.
Cioè, veramente, se mettete pure il mio gameplay. Sì. Non perché lo butto. No, nel mio gameplay si è visto che sei esploso in realtà. No, sì. No, ma se tu metti il mio gameplay, effettivamente io stavo proprio attaccato a Giuseppe. Però l'ha beccato solo lui. Cioè, io ho continuato a correre. Ok. Per questo. No. Ottimo. Magnitudo da RAL, Gianfra, vai. No, guarda, no, Giuseppe, ma sei tu. Mannaggia, pensavo fosse Mirko, ti giuro. Minchia, ragazzi, ma perché? Ragazzi, ma che, cioè, con il setup che ho non serve neanche che vi alleate contro di me. Oh! Ma che siete seri? No, ma io lo dico proprio per buttarti giù, ma in una maniera esagerata, cioè per distruggerti totalmente. Sì, vabbè, ecco qua. Guarda. No, guarda, uno ho sbagliato la curva. Vabbè, ecco, ragazzi, io vi vorrei solo far vedere invece quello che è successo da me. Ciao! No, è diventato prima lo stesso! Ciao! Ciaone, baci stellari! Mamma mia. Ragazzi, vi vorrei far vedere quello che ho fatto. Non lo so, cioè mi sono chiavato nel treno. No, sempre a parlare di chiavate. Io non ce la faccio più con Gianfranco. No, perché è così. Mi sono proprio schiaffato nel treno. Poi mi sono... Sempre a parlare di schiaffare in quel posto. Sempre a parlare di. Guarda, Gianfranco. Ragazzi, è davvero tosta, però, questo setup. Vi dico, Giuseppe, cioè, ti sei proprio impegnato veramente di brutto. Cioè, ma ci siamo impegnati pure noi per farti vincere. Ma Giuseppe, cioè io ho fatto quello, ma Giuseppe, pure tu come hai fatto a farla arrivare prima? Gianfra, ammetto le mie colpe, ho sbagliato una curva alla fine. Io pure. Altrimenti avrei vinto, credo. Dai. Lo so, faccio questo effetto effettivamente. Gianfra, mi senti? Alleiamoci per questa solo per questa volta, e concentriamoci per batterlo. Uniamo le forze. Sì. Perché questa volta è la nostra volta. Ci sto. Ma voi lo sapete chi è la Mercedes, chi è che ha la macchina Mercedes? Sono d'accordo. Quelli coi soldi. Oh! E quindi che vuoi dire? Non ho capito. Chi è che ha lanciato quel guscio rosso? Bro, sono stato io. Mamma mia, Giuseppe, che scandalo! Bro, mi senti? Volevo. Ottimo! Bravo, Gianfranco. Cioè, raga, bravo. Non mi becca il guscio rosso, mi becca il guscio verde. Io qua No, bello, stai bello, calmo. Ma tu dovresti vedere. Guarda, se metti il mio gameplay, no, ti vedi come t'ha beccato quel guscio. Ma no, io l'ho visto goduria, in diretta, giuro, bellissimo. Goduria. Guarda, bro, non serve mettere il tuo gameplay, basta che metto il mio. No, c'è la miseria per guardarmi, guarda. Non lo guardare, non lo pensa, Gianfra, pensa a te, pensiamo a noi. Distruggiamolo, basta. Siete che lo stanno a distruggere già i bot, vai. Va benissimo, va benissimo. Buono così, è la volta buona. Così. Noi siamo già demotivati perché ha fatto una vittoria assurda prima con un setup pessimo. E esatto, non va bene, Gianfra. Bravo, Giuseppe, bravissimo. Dai. Vai. Chi è primo, Giuseppe? No, Gianfra, questo momento mi butta il guscio blu. Ma guarda, il guscio rosso lui l'ha buttato all'indietro. Perciò io queste cose le vedo. Bravo, Gianfra. Cosa che hai visto? Che hai visto, Mirko? Che hai visto? Hai visto male. Eccolo, va. Arriva! Eccolo qua. Ma già la miseria, questo sta un'altra volta qua. Giuseppe. Sta qua, Mirko. Come stai per buttare il bestemmione, Gianfranco? Comunque. Sta qua, Mirko, Voglio di. Madonna, l'ha buttato lui, devo dire. Mannaggia lui. La miseria, questo sta ancora qua. È sempre lui. Al terzo giro, fermiamolo, Gianfra, ti prego. Raga, io sto morendo da ridere. Siete fantastici, porca vacca. Gianfra, omo, mai più, Gianfra. Che poi non è tanto Giuseppe, il fatto che siete fantastici, Giuseppe, è che siete proprio scarsi. Io gli sto a correre dietro, ma più di questo. Accia miseria, te a bomberuga, caspita. Stupido. Vai, no. No, Giuseppe, ma io te l'ho detto che noi dovevi mettere la Mercedes, ma ci stiamo schiattando solo io e te qua. Mannaggia, guarda te, oh mio, ragazzi, mi giro. Vabbè, questo... dai, non tutto è perso, Giuseppe. Penso che questo sia il video di Mario Kart più bello di tutti quanti, raga. Non tutto è per metà video. Gianfra, fai faccia la realtà, abbiamo già perso. Gianfra. Metà video, non è ancora finita. Oddio, Maronna, ragazzi, che fenomeni che siete. Giocate, Maronna, non è ancora finita. Gianfra, noi lo dobbiamo ammettere, mo basta, siamo due bot di merda. Gianfra, mo basta, Giuseppe, lo dobbiamo dire. No, Gianfra, mo basta, allora... io non voglio più vivere in una realtà di menzogne.
È metà video, gioca per favore, gioca. Gianfranco, dobbiamo dire e basta. E tu per favore buttai le robe dietro come sto facendo io. Io sai quante volte ti potevo beccare? A buttare le robe dietro, stai sempre a parlare di queste cose perverse. Basta, Gianfranco, non c'è più con te. Naggia, guarda questa se si leva, va. Io vado con sto setup online, divento primo. Vado, gioco con Mirko. Ma io non lo so. No, Mirko comunque ci ha attivati dei trucchi. Non so che tiene, voglio non ce la posso fare più. Mirko tiene solo le mani. No, non ci credo proprio. Comunque il colmo si è toccato quella volta che Gianfranco voleva partire tipo per ultimo. Ma poi è rimasto ultimo. Dai, zitto tu. Guarda, mo non faccio più. Termino l'alleanza, No, Gianfra, non devi. Gianfra, tanto non è servuto proprio a niente. Quindi non è che. Però a parte che l'hai tirato da solo, che coglione! Non è vero, non è vero. Non dire fesserie. Non dire fesserie. Se ne è tirato da solo il guscio verde. No, la banana. Godo. Vai, Gianfra. Guardalo come mi tira le cose all'indietro. Santo Dio, che pentito. Giuseppe, allora io sto facendo delle robe. No, che non hanno guscio blu. Tu stai arrivando primo o no, per favore? Sì, Gianfra, sono primo, ma finché mi lanci il guscio blu. Ottimo, lui allora, ti giuro, lo sto mettendo fra la settima e l'ottava posizione. Sì, Gianfra, che è una pedina della dama che lo metti tu. Perciò no. Gianfra, ma tu ne hai visto che ha fatto Daisy? Ma guarda quel pentito di... Oh, oh. Cioè, allora, io mi sto sporcando totalmente la mia, non lo so, reputazione, qualsiasi cosa. Gianfranco, sto arrivando ultimo per è inutile, salva almeno la reputazione, perché tanto è primo lo stesso, Mirko. Come? No, Giuseppe, me l'hai fatto passare un'altra volta prima. Gianfra, c'aveva il pallottolo Bill, da settimo, ottavo è diventato primo. Vabbè, pallottolo Bill, allora Gianfra, vedete, ragazzi. Come lo fermo allora con il pallottolo Bill? Aspetta, me lo vengo a chiappare. Mannaggia la miseria, me lo vengo a distruggere. Vi faccio vedere. Vai. Guarda che ha buttato la bomba. Questo pentito. Ah, guscio blu. Vai. Guscio blu. Gianfra, sono io primo. Che mi mandi il guscio blu? Ma come sei tu primo? Ma tu vieni 2 secondi fa. Ma questo è impazzito. Ero io primo. Ma non l'ho lanciato io. L'ho vista arrivata dietro il guscio blu. Gianfra, vai. Zitto, Giuseppe. No! Sono arrivato primo, sì, bravo! Sì! Bravo! Sì! Sì! Bravo! Sì, colpito, vai! Vai! Ma è arrivato secondo lo stesso! Ma bot di merda, ma fate schifo! Gianfra, ma siete dei bot maledetti! Gianfra, Giuseppe, siamo a 3 punti di distanza! Ma raga, Giuseppe, raga, qui se avessi avuto delle gomme leggermente diverse, l'ultima curva non la sbagliavo! Cioè, quei bot maledetti che l'hanno fatta arrivare lo stesso secondo, è incredibile. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Oh, vi giuro, mi state mettendo veramente, ma veramente a dura prova. Cioè, raga, però io ma... penso che un video così difficile per noi, ma pure per te, non c'è mai stato. No, fra questo, devastante. giuro, è il video più difficile che io abbia mai dovuto affrontare. Giuseppe, io sto facendo delle... Allora devi vincere, Giuseppe, io sto facendo delle robe clamorose là dietro. Gianfra, giuro, non sto pensavo mai ultimo di dirlo, ma io vincerò questa gara per te. Gianfra, la grazie dedico a te, per era cui ora aiutami. Era ora. Era dedico ora questa gara a te, a tutti gli sfigati, a tutti quelli che non ce l'hanno mai fatta. Non mai a cacare. No, ti voglio bene, Gianfra, lo sai. Ma perché non lo acchiappo? Allora, ok, ho capito. Vabbè, alla quarta gara ho capito come devo fare. Tra l'altro, beh, sembra un po' tardi, ma meglio tardi che mai. Comunque in tutto questo anche io sono uno sfigato, perché fino ad ora con un setup praticamente incredibile abbiamo fatto vincere Mirko, per cui Giuseppe, ma non ti ha preso il guscio? Non ha vinto nulla. C'ho 2 protezioni, c'avevo. Ah, ok. Volevi beccarmi, brutto pentito che non sei altro. Sì. Vai, mo si fa seriamente. Mi dispiace, ma non vincerai. Gianfra, ti vedo distante da Mirko. Bello. No, Giuseppe, l'ho appena acchiappato col guscio rosso. Stai bravissimo, mamma bravo mia, ragazzi. Stai tranquillo. Mamma mia, ragazzi, che state a fare? Ma ci butto pure un bombolone. Il bombolone mi è nuovo, Gianfra, che cos'è come oggetto di Mario Kart? La bomba, Giuseppe, la bomba. Ah, il bombolone, pensavi il lecca-lecca. Che ne... No, guscio blu. Gianfra, mi hai lanciato il guscio blu. No, non l'ho lanciato io, Giuseppe. Ti pare che tu stai primo e ti lancio il guscio blu? Madonna mia, ma no, come si fa? No, mi sono buttato giù. Ottimo. Bono.
Quindi il Bono. Guscio blu è come se non l'avesse ricevuto, Gianfra. Bono. Mi sono schiantato io. Vai, 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 vai. Buonissimo, vai, mi pio pure ste casse. Oh, doppia cassa. Ottimo. Si gode, si sta godendo. Vai, Gianfra, ce la portiamo a casa, terzo giro. E si gode, Mirko, e si gode. Si vola. Guarda, 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 guarda come sta dietro. Giuseppe, comunque ci hai fatto setup buono, te lo dico. No, 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 no. Non diciamo cazzate, eh. Giuseppe, hai fatto il setup buono. No, Gianfra, questo non diciamo che è un pochettino. Mamma mia, sì, ma... sei scandaloso. Mamma mia, che Giuseppe, Giuseppe. Allora, Giuseppe, no, mi devi ringraziare no. a vita. No, no, mi devi no, ringraziare. No, ragazzi, così no, però. Giuseppe, no, no, mi devi ringraziare no. a vita dopo questo. No, ragazzi, così no. No, ragazzi, Giuseppe, perché? Mi devi no. ringraziare a vita, te lo giuro. Perché? Te lo giuro. Te lo giuro. Che sta no, succedendo? No, ragazzi, così no, mi piace. Ragazzi, così ti non giuro. Mi piace. No, ragazzi, così no. Mi devi no. ringraziare a vita. Ma fino a sto livello no, Gianfra, superalo. Superalo, Gianfra. È certo che... Aspetta. E le... Giuseppe, Gianfra, ce l'abbiamo fatta. Questa è la nostra vittoria, Mirko. Questa è la nostra ragazzi, vittoria. Ma ragazzi, veramente, non so se non ho vinto. No, ragazzi, veramente vergognosi. Sì. No, ve lo dico sinceramente. Va bene che vi siete alleati, ma così avete esagerato. Ve lo dico. Perché? Giuseppe, cioè, aveva Giuseppe. Il clacson, si è fermato. Appena visto che stavo passando, ho utilizzato il clacson. Qua avete esagerato, perché arrivavo io secondo o terzo e vincevo l'episodio. No, bro, allora aspetta, parla ed per è caduto Gianfra. Pure no, di sotto. No, così Gianfra hai esagerato, perché una cosa io del genere dissocio. A te non l'ho mai fatta. Anzi, anzi, nell'episodio di Giuseppe io ti ho aiutato. Vero, ma Gianfra, bro, va benissimo, avevamo fatto l'alleanza io e Giuseppe. Questo episodio no, Gianfra, mi è dissocio. Servito. Questo episodio mi è servito a capire che tra me e te, Gianfra, è finita. Stop. Con te io non mi allerò mai più. Leggi il labiale, guarda il video. Vi batterò da solo, va bene. Giuseppe, guarda che mi devi tanto, eh. Aspetta una cosa, Gianfra, ma vuoi che ti organizziamo un altro troll per poter vincere? Non solo il setup di merda che mi avete fatto, ho vinto le gare. Vi siete dovuti ridurre a fare delle cose meschine contro il sottoscritto. Parla per Gianfranco, io non so. Io ragazzi vi do l'appuntamento con i prossimi video che vedrete sempre solo qui su Tuberanza. Finita ogni tipo di alleanza. Ciao.